Come gestisco lo stress e la pressione, ovviamente, nella gestione delle diverse aziende, di diversi impegni? Allora, una cosa che ho visto cambiare nella crescita è che più si va in alto e meno si ha una pressione dall'alto, no? Ma quindi hai una pressione dal basso, sostanzialmente. Quindi dai clienti, dai collaboratori, ma è una pressione diversa. Di solito chi deve rispondere a degli ordini, a dei compiti, ha una pressione, diciamo, psicologica più grande, che viene dall'esterno. Quando cresci e diventi responsabile di te stesso e dell'azienda o di un progetto, diciamo che è vero che hai dei stakeholder o comunque qualcuno all'esterno che ti fa pressione, ma è più interna. Più interna perché sei autodisciplinato. Quindi la pressione, diciamo, è relativamente pesante nel mio caso. Quello che può essere più alto, che è più alto, è lo stress. Lo stress quindi della quantità di informazioni, no? Da gestire, di decisioni da prendere. Come faccio a gestirlo, a gestirla? Beh, di base, come dico sempre, dietro un'azienda c'è un imprenditore. Dietro un imprenditore c'è una persona. Non si può lavorare sull'azienda, non si può lavorare sull'imprenditore, bisogna lavorare sempre prima sulla persona, essere per avere. Quindi il lavoro che ho fatto l'ho fatto in primis su me stesso, nella gestione delle mie emozioni, nelle strategie personali per scaricare lo stress, perché questo serve a un genitore, anche che non abbia un'impresa economica, serve a uno sportivo, ok? Serve ad una persona in generale, anche nelle relazioni. Quindi sostanzialmente questa è una skill che dovrebbero, per me, ottenere tutti quanti, motivo per cui punto tutto il mondo nella direzione della crescita personale, dell'evoluzione personale. Poi che una persona voglia venire nella mia scuola o no non mi fa una grande differenza a livello personale, ma credo che le persone prima o poi debbano crescere. Questo è sostanziale, fa parte della vita. Tutto ciò che non cresce muore. Quindi come faccio a gestire lo stress e la pressione? Ho imparato personalmente, quindi una skill, la gestione per esempio dello stress è una skill personale che sarebbe utile anche a collaboratori, sarebbe utile anche all'ultimo che arriva in un'azienda, perché sostanzialmente la vita porta comunque degli stress e delle pressioni. Quindi noi tutti, poi ovvio, più diciamo l'azienda è grande, più il sistema è grande, o più la cosa che fai è importante anche a livello sportivo, anche familiare come un genitore, e più ovviamente si sente più stress e più pressione.